Bentrovati, siamo qui con la nostra nutrizionista, la dottoressa Giulia Pera, che ci darà una mano a inquadrare, diciamo, gli alimenti che abbiamo trattato puntata per puntata. Dottoressa, questa puntata di oggi, cosa non mi ha preparato il nostro Totino? Ma la bontà, quel club sandwich, diciamo che veramente, veramente oggi si è sprecato. Però dobbiamo dire che non bisogna eccedere sempre, giusto dottoressa? Cioè, ogni tanto, cosa consigliava lei? Ogni tanto va bene aumentare le calorie, però basta poi sempre saper rientrare nel giusto regime. Ciao Desiree, hai detto proprio bene, l'antipasto rappresenta un semplicissimo e importante preambolo a quello che è il pasto principale. In realtà possiamo sì inserirlo all'interno di una dieta, all'interno di un'alimentazione sana, ma attenzione infatti alla scelta dei nostri alimenti. Normalmente infatti si utilizzano formaggi affettati e quindi ovviamente in questi casi io vi do il suggerimento di optare per qualcosa magari di più sano, magari delle verdure, del finocchio, carota oppure delle olive, quindi magari andare a bilanciare il pasto e renderlo, perché no, un po' più leggero. Dottoressa, ma se per esempio come noi oggi, nella puntata di oggi, abbiamo mangiato il club sandwich, la maionese, insomma delle cose con molte calorie, no? Cosa facciamo? Magari la sera ci accompagniamo con una cosa più leggera, che consiglia lei? Ma perché no? In effetti è importante viverci il momento, quindi magari mangiare un pasto un pochino più calorico, concederci qualche caloria in più e se ovviamente non lo facciamo sempre, lo facciamo occasionalmente, possiamo poi andare magari a bilanciare mangiando qualcosa di meno nei passi successivi. Quindi non vi sentite in colpa, l'ha detto la nostra nutrizionista Giulia Pera, che salutiamo anche oggi. Dottoressa, ciao Desiree, ci vediamo grazie. Domani. Alla prossima.